Individuali e di squadra utilizzano uno o più attrezzi, si esibiscono in una disciplina della ginnastica che è anche uno sport olimpico femminile. Negli ultimi anni la ginnastica ritmica ha assunto proporzioni crescenti quanto a consensi di atlete che praticano questo sport, anche e soprattutto per il benessere posturale. A questo sport è dedicata una manifestazione sportiva che si è tenuta ad Andria nel polivalente di Via delle Querce, nel quale si sono esibite atlete di diverse fasce d'età. L'evento è stato promosso dall'associazione sportiva Nuove Armonie di Andria. È un'attività che piace anche perché riesce a coinvolgere bambine di tutte le fasce di età, dalle piccole dei 3 anni fino alle grandi di 6 anni, di 12, 13, 14 anni passa. E, tra l'altro, permette di lavorare anche con chi non ha particolari doti fisiche e quindi si presta al lavoro di base. La qualità del lavoro è buona e si parte da dei programmi tecnici riconosciuti sia a livello federale che dagli enti di promozione sportiva. C'è un gruppo della palestra, che è il gruppo diciamo, più avanzato, che fa gara a livello nazionale. Quest'anno abbiamo preso parte alla gara nazionale che si è svolta a Norcia con la Confosport e fino all'anno scorso abbiamo partecipato anche ai campionati nazionali del centro sportivo italiano. Quali sono i vantaggi di questo sport? Allora, innanzitutto lavora su una postura corretta e considerando che la richiesta maggiore in questo periodo delle ragazze è proprio una problematica di scoliosi, atteggiamenti scoliotici, la ginnastica ritmica si avvicina molto al lavoro della corretta postura, quindi in linea, e quindi lavora sull'assetto degli addominali, sull'asse. Quindi si presta anche a non alla classica attività posturale che diventa noiosa per una ragazza di 12 anni. È in più divertente, si lavora sulla coordinazione, si lavora sul ritmo, c'è molta varietà nella scelta della metodologia, quindi anche gli strumenti utilizzati dal cerchio alla palla, alle clavette, permette di variare molto la lezione, di non essere mai uguale, una lezione uguale all'altra, quindi io la reputo uno sport completo, sì, rispetto ad altri sport.